Buongiorno, siamo Alessandro ed Elisa, siamo i ragazzi del Bookblog e avevamo alcune domande da farle. Siamo qua con Lidia Ravera e volevamo chiederle, prima ha parlato del mondo che ha la testa piena di stracci. Come combatterli questi stracci? Pensando, studiando, cercando di capire il mondo come gira e soprattutto costruendosi in testa un'idea diversa di mondo, perché quando io sono scappata di casa a 18 anni, quello sì che era uno scontro generazionale, io contrapponevo alle idee dei miei genitori l'idea di un mondo diverso, come sistema di produzione, come relazioni tra uomini e donne, tra padri e figli, tra insegnanti e studenti. Era una ventata che ha travolto tutta la visione del mondo della generazione prima della nostra, quella dei nostri genitori, a favore di un'altra visione del mondo, perché non avremmo mai tollerato che quella fosse l'unica possibile. Quindi secondo me ci si libera dagli stracci facendo attenzione, esercitando il libero pensiero, dubitando delle scorciatoie cognitive piene imbottite di stereotipi che colpiscono tutte le età, la mia come la vostra. Cioè sono delle rappresentazioni di comodo, contro quelle bisogna lottare. Una seconda domanda, e spesso si dice che l'Italia è un paese di vecchi ed è stato costruito per loro. Secondo lei è vero? La longevità, che è molto aumentata, coniugata con la crescita zero, fa sì che l'età media degli italiani sia molto alta. Io personalmente, stando in una fase della vita che una volta non c'era e adesso c'è, essendo io molto contenta di essere viva, non ho nessuna intenzione di togliere il disturbo prima del tempo. Ma questo non è un conflitto, è l'ordine normale delle cose. Io dove posso sostengo le persone giovani, mi fanno anche un po' pena perché avere tutta la vita davanti col rischio di vivere 120 anni è una bella palla. Io mi ricordo ancora l'ansia di avere tutte le scelte possibili davanti e la paura di sbagliare. Chi ha detto che la giovinezza è la stagione migliore della vita dormiva o aveva visto troppi filmetti, troppi B-movie americani di quelli coi teenagers finti, perché in realtà la giovinezza è un momento drammatico dell'esistenza in cui rischi veramente la vita ogni giorno. Io non lo rimpiango per niente, ero insicura e determinata. Però l'insicurezza me la ricordo ed era una vera sofferenza, quindi non vivrò mai voltata indietro e il mio modello non è la ragazza che sono stata, ma la vecchia che voglio diventare. Ultima domanda, che cosa vuole fare da grande? Quello che sto facendo, una grande battaglia per salvare un po' di vite, salvarle dal razzismo antietà, che si chiama ageismo, è una parola che fa schifo, però purtroppo bisogna dirla, perché non solo lo subiamo, ma l'abbiamo anche introiettato, per cui abbiamo introiettato un'idea, soprattutto noi donne, autosvalutativa di noi stesse, che è qualcosa che comincia a pesare già quando hai 15, 16 o 18 anni, perché pensi che l'unica stagione possibile sia quella di quando sei oggetto del desiderio maschile. Per carità, cioè se ti infili lì dentro, hai finito di vivere, non sei più libera, sei una impennacchiata ad aspettare che il maschio la scelga. Quindi bisogna fare molta attenzione e forse è venuto proprio il momento in cui bisogna cambiare registro. Abbiamo davanti una vita lunga, se qualcuno ovviamente riesce ad attirare l'attenzione dei politici sul disastro ambientale. Io dico subito che sostengo a spada tratta quelli di ultima generazione, anche se pitano i monumenti, peraltro con vernice lavabile, quindi non è che faccia chiamarli ecoterroristi e da deficienti. Sporcano cose che vengono ripulite con dei costi minimi per la collettività, ma li difendo anche quando fanno i blocchi stradali e la gente rischia di perdere l'aereo, perché sono costretti ad alzare la voce, perché vengono coccolati dalla parte consumista, perché sono delle belle immagini da usare per vendere saponette, ma non vengono ascoltati, cioè i giovani non vengono ascoltati, sono costretti ad alzare la voce, lo fanno come sanno e io li sostengo e forse andrò a imbrattare qualche monumento anch'io, così finisco in galera e faccio notizia. Va bene, grazie mille da parte dei ragazzi del Bookblog.